Allora, proseguiamo i lavori di questa mattina con Italo Birocchi, Roma la Sapienza, che ci parla dell'età moderna. Microfono. Grazie. 1755. Occupandosi del problema del foro... Occupandosi del problema del foro competente, in un caso di furto, con la cosa rubata che era stata trasferita dal ladro da una città all'altra, Tommaso Briganti rilevava ironicamente come le possibili soluzioni vedessero l'un contro gli altri armati, da un lato i seguaci di Bartolo, dall'altro i seguaci di Baldo. A chi dare ragione? Ecco la sua domanda, e lui stesso annota: queste sono le piaghe della legal disciplina, discordie ed incertezze. L'una e l'altra fazione decanta la sua soluzione col titolo maestoso della più comune e attesta lo stile di così giudicare. Questo induce quel pirronismo che faceva notare al giudice amico di Bale: questione per l'amico. Dunque, piaghe della giurisprudenza, incertezze del diritto, ma anche necessità di un impianto filosofico contro il pirronismo. Ecco i punti focali, mi sembra, teorici e pratici insieme, del problema della certezza del diritto, almeno dal punto di vista di un esponente della dottrina, ma della dottrina pratica settecentesca, Tommaso Briganti. Ho scelto apposta di introdurre il tema con questo nome, Briganti, al quale non a caso si deve, a mio parere, la più lucida e la più complessiva disamina della cosiddetta controversia o discussione tra Muratori e Rapolla sui difetti della giurisprudenza. In modo niente affatto sorprendente, Briganti considera i due contendenti, avevano appena scritto e combattuto, si fa per dire, tra loro, considera i due contendenti mossi dalle medesime esigenze e autori di soluzioni o ricette complementari sul problema della certezza del diritto. Solo che Muratori parlava dal punto di vista del legislatore e l'altro, Rapolla, parlava dal punto di vista della giurisprudenza. Ricette complementari, dice Briganti. Chiarisco subito, non mi occuperò della certezza del diritto come una situazione felice, opposta al diritto controverso, che sarebbe patologicamente il carattere dell'esperienza del diritto continentale in età moderna, fino alle critiche apertamente svolte dagli illuministi. Mi occuperò invece, in modo più generale, della questione della certezza, quale requisito del diritto che veniva creandosi in età moderna come ius commune artificiale. Artificiale perché privo di una verità precostituita e in particolare come ius commune di ciascuna civitas. Dunque un diritto che, proprio perché artificiale e magari identitario, aveva bisogno il più possibile di certezza. La certezza è un obiettivo, non una ricetta dunque contro una patologia, bensì una ricerca costitutiva dell'ordinamento giuridico. E quindi non andrò a snocciolare il florilegio delle denunce sui mali dell'incertezza del diritto, sono a tutti note, infinite e anche ripetitive. Dunque mi occuperò del problema della certezza che si pone negli ordinamenti d'antico regime, per la loro dimensione nomostatica, il linguaggio è di Ferraioli,
cioè sostanziale, cioè produttivo di valori e di principi, allorché il senso del giusto tese a connotarsi per una ragione umana artificiale, perché intrisa di utile. Ecco allora che il problema della certezza nell'età moderna riguarda tanti attori, legislatori, uomini di dottrina, pratici, ognuno con le proprie vedute. Proverò a cogliere le linee essenziali a prezzo di una schematicità dell'esposizione molto molto riduttiva, mi scuserete, e per comodità dividerò i secoli dell'età moderna in tre fasi. La prima, che abbraccia buona parte del Cinquecento, la seconda, che abbraccia lo scorcio di quel secolo per circa un secolo e mezzo ancora, e l'ultima, che riguarda circa gli ultimi 60-70 anni del Settecento. Cominciando dal Cinquecento e dalla dottrina, conviene articolare subito il discorso di fronte alle molteplici situazioni. Le coniugazioni dell'esigenza di certezza sono molto varie. Nell'indirizzo più vivace e innovativo, per intenderci sempre sbrigativamente, Mos Gallicus, all'inizio questa esigenza di certezza mi sembra che non abbia avuto un ruolo di primo piano, nonostante le precoci e insistite proposte di redigere un codice. Infatti, allorché da Bude in poi si parla di redigere in artem il diritto, si pone essenzialmente un problema di reimpostazione dell'orizzonte normativo fondato sull'equitas. E non diversamente accade in quelle tante proposte, sempre in quei primi decenni del Cinquecento, di una raccolta normativa proposta che riguarda direttamente il monarca o addirittura l'imperatore, o addirittura anche proposte espresse in corrispondenza della politica legislativa regia di un certo paese, come per esempio il caso di Hotman nel famoso Antitribunian, lì in collegamento col cancelliere dell'Hôpital. Campeggia l'esigenza di ordinamenti retti da un principe giusto, educato a conformarsi all'equitas. Ma le prospettazioni sono invariabilmente vaghe e non potrebbe essere diversamente. Di fronte a situazioni nuove come l'emergere degli stati, la scoperta del nuovo mondo, gli spazi immensi del mare oceano e del commercio, il bisogno di manodopera servile su larga scala, le soluzioni tradizionali sono quasi sempre insufficienti e talvolta la scienza giuridica mi sembra silente. Per un po' provvedono i teologi, Vittoria in un famoso discorso 1528 dice: il teologo si deve occupare di tutto e noi, è il caposcuola della scuola di Salamanca, dobbiamo dare una risposta, perciò rispolvere il sistema tomistico, rinnovandolo in senso umanistico, si intende, è un sistema da cui trarre qualunque soluzione per i nuovi casi. I teologi, oppure i politici. Mentre la scienza critica, e cioè in sostanza l'umanesimo, per qualche tempo ripiega, come per accumulare riflessioni ed esperienze onde ridisegnare l'orizzonte delle materie da trattare e i loro contenuti. Da qui anche il successo delle istituzioni con la loro partizione molto semplice, un circuito a cui appigliarsi che dà certezza. È una dottrina che ha bisogno di ancoraggi. Si spiega così come l'esegesi umanistica si diffonda, è una forma di certezza anche quella, ma l'obiettivo è di dare certezza, di accertare il puro diritto romano o il diritto romano classico, cioè un diritto che in quanto tale appartiene al passato. L'invettiva di Baudouin, quando inaugura i suoi corsi poco dopo la metà del secolo, contro le rimasticature del diritto privato, è però eloquente, segna
ormai il passaggio, occorre occuparsi di diritto pubblico, basta con queste rimasticature. Al contrario, il diritto vigente appartiene alla scienza tradizionale, che infatti si produce in un lavorio di modellamento degli istituti e delle fonti, che è anche un'opera di accertamento. A questo rispondono le nuove forme di tractatus, ora monografici, già diffusi nel tardo Medioevo, ma ora in grandissima diffusione, e vengono anche raccolti questi tractatus in maestose sillogi. A questo rispondono le imponenti attività di raccolta delle fonti. Si raccoglieva di tutto, consuetudini, riti giudiziari, statuti, ordini, formule negoziali, decisiones, normative principesche. Da questo punto di vista si rappresenta il diritto, rappresenta, cioè lo si manifesta in forma ordinata alla comunità politica, come espressione di istituzioni e di forze operanti nella società civile. Si svolge così un processo di appropriazione degli spazi giuridici da parte di forze locali o statuali, per quanto assolutamente non in forme esaustive. Per quanto riguarda i legislatori, la prima preoccupazione è quella di efficienza dell'amministrazione della giustizia. Magari con le critiche, a seguito delle critiche sollevate dai parlamenti o dagli stati generali. Dunque l'esigenza è volta a dare innanzitutto norme per il processo, in un'ottica per cui il sovrano è soprattutto giustiziere. Con lui, con questo sovrano, coopera la scienza della prassi. In particolare in campo penale, che è un ribollire di provvedimenti e di riflessioni che vengono prodotte ora nella forma dell'insegnamento in margine alle leggi dei libri terribiles, ora nelle raccolte di conclusiones comunes, ora ancora nel commento alla legislazione principesca. Si sperimenta il volgare, si predica e si comincia a realizzare l'autonomia della materia, si costruisce la tela giudiziaria. Insomma, anche in un settore così vitale come la giustizia penale, ne va in fondo dell'ordine pubblico, siamo in un cantiere in piena attività, con pochi punti fermi. Sono significative le pratiche criminali di questo periodo, così diverse tra loro nell'intrecciare consuetudini e usi forensi, ma anche l'intrecciare l'insegnamento nelle cattedre universitarie, autonome ora per questa materia, a cominciare da Bologna e da Padova. Come si vede, in questa prima fase l'istanza della certezza si esprime secondo un panorama caleidoscopico che attraversa gli ordinamenti provvisti o meno di una identità forte e le strutture statali, la dottrina e il foro, gli indirizzi culturali e anche i generi letterari. Sul piano dottrinale, ai fini che ci interessano, è nell'ultimo quarto del Cinquecento che si apre il periodo successivo, emblematicamente con l'opera di Bodin e di Donello. A tutti sono note le concettualizzazioni sulla giustizia commutativa, armonica e geometrica dell'autore della Repubblica. Ma qui vorrei soffermarmi su Donello, perché sembrerà strano, io penso, che io parli di Donello con questo accostamento a Jean Bodin, anziché fare l'accostamento solito all'opera di Connan, Donello Connan. L'opera di Connan porta tra l'altro lo stesso titolo, fu preparata un quarantennio prima circa, e può sembrare strano questo accostamento a Bodin, da sempre ricondotto dalla storiografia giustamente al processo di affermazione di ordinamenti positivi fondati sulla legge. Ma Donello? Ebbene, credo che l'opera di Donello sia il prodotto magistrale che non si limita a ricercare i fondamenti del diritto privato nell'Equitas,
Il giurista Ugo Notto propone come nucleo del diritto la sfera dell'autonomia del soggetto e intorno ad essa costruisce non solo il diritto privato, ma anche funzionale al privato il diritto pubblico. Il diritto pubblico è infatti individuato in quell'insieme di norme e di apparati che servono a tutelare la sfera dell'autonomia dei soggetti e dai nemici interni, e questo è il campo del ius criminale, e dai nemici esterni, e questa è la sfera del ius militare. Nonché sempre il diritto pubblico serve funzionale a evitare collisioni turbative rispetto alla pace sociale, cioè al pacifico godimento dei diritti insiti in quella autonomia del soggetto. E per esempio, in quest'ottica, le norme sulla prescrizione acquisitiva sono norme di diritto pubblico. Donello scolpisce, Donello definisce, individua rapporti e traccia confini, anche tra cielo e terra. Il cielo esiste e come, e l'ira divina può abbattersi sull'uomo sconvolgendone la vita, ma nella raffigurazione di Donello l'ambito del sovrannaturale è come messo su un binario morto. Non ha sviluppo, cioè, perché non è immediatamente ascrivibile all'uomo e non è accertabile. Dietro Baudin e dietro Donello, come è noto, c'è la logica di Pietro Ramo e c'è quell'ente che si presenta di solito personalizzato nella figura di un sovrano, ma che tende a costruirsi e a essere pensato come un qualcosa di artificiale, è lo Stato, a cominciare dai fondamenti che se ne adducono e dal fondamento che ne guida l'azione, e cioè il patto sociale, il fine dell'utilitas, la ragion di Stato. Per quanto la teorizzazione hobbesiana dell'artificialità sia un unicum e rimanga nell'aspetto teorico, si intende, questo spettro dell'artificialità dello Stato aleggia. Lo si esorcizza con la teoria della monarchia di diritto divino o con la rispolverata tesi della naturale socialità dell'uomo. Ma l'artificialità in qualche modo riemerge, perché lo Stato è percepito come un qualcosa di altro, nato attraverso usurpazioni e violenze, lontano dal quotidiano, perciò lo si sacralizza, per riavvicinarlo di nuovo nel quotidiano, nella mentalità del quotidiano. Ed ecco allora il quesito: quali fondamenti certi e stabili può avere un ente artificiale in nome del quale operare? Si può neutralizzare il problema attingendo magari dalla religione, i valori, penso al campo penale in particolare, ove i principi della morale cristiana sono assunti tout court negli ordinamenti statali. Rimane comunque il compito di distinguere da un lato autorità e potere, dall'altro ragione e diritto. In sistemi normativi pluralistici, come quelli di cui parliamo, la dottrina rende coerenti istituti, regole, fa ordine, semplifica, accerta. Ancora all'inizio del Seicento abbiamo raccolte di opiniones comunes che hanno un successo enorme. Abbiamo ancora significative opere di approfondimento e sintesi di singoli istituti, è inutile che io citi nomi perché sono a tutti noti questi approfondimenti su singoli istituti, o addirittura magari una compiuta mappatura tematica proposta alfabeticamente, il caso dell'opera del Toschi 1620. Ma si tratta essenzialmente di un'attività di cristallizzazione. Il ruolo portante ora passa nettamente a quel settore della dottrina che opera rappresentando il diritto in simbiosi con i protagonisti. Con i protagonisti più vivi, vuol dire ceti, vuol dire istituzioni operanti entro l'ordinamento.
Ora ancora uso il termine rappresentare il diritto, che però assume tendenzialmente un significato più dinamico. Significa anche immaginare il diritto secondo un modello. Questa attività riguarda intere branche del diritto che avviano così la loro autonomia scientifica e didattica. Il diritto pubblico innanzitutto, con i fondamenti della sovranità e le sue prerogative, con i doveri dei sudditi e magari con i doveri dei sovrani. E poi il diritto inter gentes, diciamo internazionale per intenderci, che ha bisogno di essere accertato nelle sue componenti, la sfera del proprium di quei soggetti particolari che sono gli stati, il conflitto e la pace, ma anche la figura dell'ambasciatore che dalla fine del Cinquecento, con i numerosi trattati che giuridicamente ormai si susseguono, almeno da Gentili in poi, si giuridicizza questa figura dell'ambasciatore. Non penso necessariamente a una dottrina di scuola e tantomeno astratta. Ritorno ancora al fenomeno delle pratiche criminali che idealmente si affiancano ai provvedimenti in tema di processo che ogni sovrano inevitabilmente promulga. Queste pratiche dismettono tendenzialmente sempre l'aspetto di commentari ai libri terribili, diventano opere esclusivamente di pratici, si estendono al diritto penale sostanziale, già claro si dirà, aveva provveduto, è vero, ma in ordine alfabetico. Ora invece le pratiche tendono a disporre i reati secondo una gerarchia di principi e dunque di valori. Sono scritti in volgare sempre più spesso, penso a Priori, penso a De Luca, Moro, Briganti, eccetera. Accertano il diritto, apprestano i limiti all'arbitrio, assicurano. Penso anche al settore del commercio, ove si opera una gigantesca trasformazione che colloca buona parte della materia in seno al diritto pubblico, con relativa espropriazione della corporazione dei mercanti. È il prodotto della creazione delle compagnie internazionali con finalità non solo commerciali, ma anche con prerogative, diciamo, politico-giurisdizionali. Compagnie che nascono con un privilegio del sovrano e i cui investimenti o quote azionarie hanno bisogno di una fides che solo lo Stato può garantire. E le stesse corporazioni mercantili sono del resto sempre tendenzialmente regolate dall'alto. Ecco il diritto creato, accertato, dell'ordonnance di commercio di Luigi XIV, ma non è isolato anche la parte relativa al diritto commerciale che noi abbiamo nelle leggi e costituzioni di Sua Maestà, dunque, il re di Sardegna nel Settecento, ha quella stessa impronta. E non si tratta solo di sovrani forti, come in questi due casi. Penso a Doma, alla sistemazione di Doma, che colloca la materia commerciale in seno al diritto pubblico. Si può dire in generale che infuria la lotta per l'appropriazione del diritto. Il sovrano, i ceti e le loro rappresentanze nelle istituzioni, e qui compresi anche i togati nelle supreme magistrature, la Chiesa stessa che non riconosce quel diritto internazionale pattizio, non riconosce i trattati di Vestfalia, per esempio, come prodotto appunto degli stati e che pretende ovviamente di dire la sua nel campo penale, ognuno di questi soggetti con i propri principi e valori. Quel che passa come il periodo di crisi del diritto comune è in realtà, mi sembra, lo svolgimento di questa lotta che, in positivo, si esprime come un'opera di manifestazione del diritto in costruzione. È il silete teologi che in tema di guerra e in tema di indizi, e dunque nel campo delle prove, rispettivamente Alberico Gentili e Tommaso Briganti pronunziano, è una chiara dimostrazione di questa lotta
è, sotto un altro aspetto, testimonia la tendenza verso la laicizzazione, è materia giuridica e noi giuristi ce ne dobbiamo occupare. Se nella prima fase l'istanza della certezza è apparsa frastagliata e settorializzata, in questa seconda fase l'esigenza tende a compattarsi. La costruzione dell'identità dell'ordinamento è globale, al suo interno e qui attraverso forme espressive particolari nell'articolazione delle diverse branche e poi all'esterno, il diritto cioè rispetto alle altre discipline, una diversificazione netta rispetto all'etica, rispetto alla politica, il diritto pubblico è diverso dalla politica e anche poi nel Settecento rispetto all'economia. E questa è l'opera del giusnaturalismo, che si sforza di tracciare un quadro complessivo e coerente a partire dai suoi fondamenti, sono i propri dei soggetti, e nelle sue finalità il diritto consiste nella tutela di questo proprium. Va di moda il mos geometricus, di cui ci ha parlato una famosa monografia di Röd. Grozio dice che opera come un matematico. Pufendorf dichiara di essere allievo del maggiore matematico del suo tempo in Germania, Weigel. Non si è mai voluto nemmeno laureare in diritto Pufendorf. E da Weigel assume la suggestione ad applicare alla materia giuridica lo spirito matematico. Doma evidenzia il legame con Cartesio e naturalmente con Pascal. Potrei continuare, ma non voglio annoiarvi, Leibniz, Vitriarius, Wolff. Quel modo di procedere è uno strumento, il mos geometricus, per fare ordine, innanzitutto de iure condito. E sotto questo profilo riguarda la giurisprudenza. Ne è un esempio la teoria quantitativa degli indizi, che inserita com'è all'interno della prova legale, condiziona il giudice nella valutazione. Ma muovere da postulati, il principio è quello deduttivo, muovere da postulati come tali esterni e non a disposizione nemmeno del legislatore, e poi procedere con coerenza e nel rispetto delle proporzioni, significa prospettare un quadro ragionevole e però anche pressante al legislatore, de iure condendo, e in qualche modo porre limiti al suo operato. Il mos geometricus è dunque un modo di imbrigliare l'arbitrium, sia della giurisprudenza sia del legislatore. È strumento di certezza, di quella certezza che nel campo del diritto è propriamente prevedibilità delle conseguenze giuridiche di un'azione umana. Il valore della certezza ora indicato è di primaria importanza sia in vista di un sistema sociale dinamico sia in vista di un sistema garantistico e spinge a quell'operazione di positivizzazione che dichiara il diritto vigente, ovvero appresta la cornice normativa entro la quale i soggetti possono legittimamente e liberamente operare. Un'operazione di positivizzazione che in effetti fu promossa, dando impulso allo strumento della legge, vista come fonte unica del diritto. Ovviamente una legge che doveva essere tecnicamente ben formulata, semplice e chiara, e fiorirono così i catechismi o i prontuari rivolti al legislatore, sono famosi quelli di Montesquieu o quello di Thomasius, per esempio. Dottrina e legislatore sperimentavano terreni di incontro, ovvero si direbbe si sperimentava quello sforzo di saldatura tra giusnaturalismo e positivismo in cui consiste essenzialmente l'illuminismo giuridico. A farne le spese era destinata la giurisprudenza. Ma per quanto riguarda l'istanza di certezza, questo non è tutto. Se entriamo nel terzo periodo, abbastanza breve e animato anche da posizioni radicali e impulsive, vediamo che si pone decisamente il problema su che cosa si deve positivizzare.
Una prima risposta: positivizziamo la storia come precipitato giuridico, nel suo precipitato giuridico. Una storia non solo da fotografare, ma da attualizzare, da rimodellare, magari con l'aiuto delle rationes ricavabili dal diritto romano. E questa la visione e l'opera a cui si accinge Samuel Coceius in Prussia, interpretando così il mandato del suo sovrano Federico II. Ma si afferma anche un'altra risposta, contemporaneamente, una risposta più ambiziosa, volta a positivizzare addirittura quelli che erano chiamati principi naturali o di ragione. Il diritto positivo, ci dice Genovesi, deve essere proporzionato al giusto. Nasceva così il costituzionalismo contemporaneo, che ha avuto la pazienza un po' di mostrarci Trampus recentemente nel suo libro. Trampus è più o meno uno di noi, nasce come storico del diritto. Difficile pensare di rendere certi i principi naturali come se fossero fuori dalla storia, ma come è noto l'ideologia del tempo li contrabbandava come principi universali perché naturali. Sta di fatto che le due ricette, e cioè quella relativistica alla Montesquieu e quella universalistica, le due ricette si confrontarono e si permearono a vicenda nel comune intento positivistico. È la situazione alla base dei progetti e delle sperimentazioni che la storiografia ha affrontato, mi sembra, riduttivamente, andando alla ricerca dei caratteri di una consolidazione o di un codice. Di sicuro l'istanza di certezza tende a riguardare in modo particolare i principi attorno a cui il diritto positivo doveva disporsi. Principi che non erano solo assunti ideologicamente, ma anche valutati e commisurati secondo il calcolo dell'utile o addirittura con applicazione del calcolo probabilistico. Bernoulli, col suo calcolo delle probabilità, è un po' citato dai giuristi, ma soprattutto forse circola attraverso la mediazione della cultura inglese e della cultura francese. E allora qualche esempio per terminare, in tema di libertà, con opinioni differenti. Bene, posto che la tutela dell'ordinamento nei confronti della proprietà, diritto naturale si diceva, questa tutela a favore della proprietà privata, alla sua ragion d'essere si ricercano i fondamenti, nel bisogno e nel lavoro, non sarà coerente ipotizzare un limite all'accumulazione? Sì, risponde Genovesi, e precisa che il limite all'accumulazione deriva da una formula, e questa formula è data dalla somma di più elementi: i bisogni personali, i bisogni della famiglia allargata, i bisogni prevedibili e la necessità di tener conto delle spese per produrre il reddito e la proprietà. Dunque una formula A più B più C più D, dice Genovesi. Oppure in tema di autotutela, qui siamo in tema di diritto internazionale, il problema è quello dell'autotutela con la guerra preventiva. La guerra preventiva, da Vattel, questa non è ammessa, in linea di principio però, ma è giustificata dal fine dell'equilibrio e dalla presunzione che la forte probabilità, di nuovo, probabilità del pericolo, insita in una situazione di estrema disparità di potenza, equivale alla certezza del pericolo e dunque rende legittima la guerra preventiva. Oppure in tema di libertà contrattuale, come conciliare il principio della libertà contrattuale con l'esigenza di una disciplina legislativa efficace e perciò consistente in poche leggi, il mito delle poche leggi? Ebbene, i due verri
dicono meglio la certezza, anche a costo di una restrizione degli schemi giuridicamente ammissibili. Vi ho esposto brevissimamente tre tesi attorno allo stesso problema della certezza, e però potrei anche immediatamente subito dopo dirvi i contraddittori di queste tre tesi. Lampredi, per il primo caso, l'autore dei teoremata, che criticava l'applicazione del mos geometricus al diritto e che non approvava limiti alla facoltà di accumulare la proprietà. Oppure, nel caso della guerra preventiva di Vattel, basterebbe citare il saggio classico di Kant, che irrideva contro i giuristi consolatori, Grozio, Pufendorf, e che qualificava la situazione di equilibrio, in nome del quale era giustificabile la guerra preventiva, come una situazione di non diritto. È una situazione di fatto e dunque non di diritto. Oppure, nel terzo caso, potrei citarvi Pilati, o potrei citarvi sul piano legislativo il secondo, in particolare il secondo progetto Cambaceres del 94, che conteneva poche leggi cornice, cioè leggi di principio, poche appunto, però per dare la massima estensione possibile alla libertà di anche inventarsi, introdurre schemi contrattuali nuovi. Torno a usare un'espressione che ho usato all'inizio per la prima fase. Direi che è una caleidoscopica, anche qua, con presenza di proposte, di progetti. È una stagione dei 100 fiori, come ha detto Ugo Petroni una volta. Le certezze monolitiche saranno forse di un'altra stagione. Grazie davvero a Birocchi per questa bella relazione, la quale ha scelto felicemente di non intrattenerci sulle tante incertezze del diritto, che sarebbero state, come ha giustamente detto, un lungo elenco, ma piuttosto sulla certezza come requisito per il diritto che andava formandosi in età moderna. Requisito sentito come imprescindibile in tutti i campi del diritto e al quale appunto hanno lavorato legislatori, uomini di dottrina, chierici. Ha seguito tutta questa, il processo di questa istanza nelle tre fasi che ha individuato, individuandone le caratteristiche. Non possiamo che complimentarci con lui e ringraziarlo per questa bellissima relazione.